Tanto tempo fa viveva in un piccolo paese di montagna un ragazzino di nome Tommaso. Il ragazzo frequentava la scuola media del paese ed era assai famoso tra i suoi coetanei, ma non certo per un bel motivo. Tommaso, infatti, viveva con i suoi genitori in una casa della periferia del paese, dove si diceva vivesse uno spettro di famiglia. Si diceva che lo spettro attaccasse chiunque provasse a disturbarlo. I coraggiosi, o forse sciocchi, che provavano ad avvicinarsi alla casa non facevano più ritorno. Perciò Tommaso si ritrovava senza amici. Molti lo isolavano. I pochi che invece provavano pena per lui avevano comunque il divieto dei genitori di avvicinarsi alla famiglia Ombra Scura. Già, perché come se non bastasse, era questo il cognome di Tommaso e della sua famiglia. Tommaso non credeva a tutte queste voci. Dopotutto viveva una vita tranquilla, assieme ai suoi genitori e a sua nonna. Nessun fantasma si era mai fatto vedere. Tommaso aveva solo un divieto, quello di non entrare mai in cantina senza permesso. Naturalmente il ragazzo ci aveva provato, ma suo padre l'aveva beccato e l'aveva messo in punizione. Così aveva iniziato a pensare che ci fosse davvero uno spettro nella cantina di casa sua. Aveva provato a parlarne con i genitori, ma loro negavano tutte le voci che giravano per il paese. Ormai, a soli 13 anni, Tommaso era abituato a passare le giornate da solo. Nessuno voleva essere suo amico. Fu così che il ragazzo decise che questa situazione doveva finire una volta per tutte. Avrebbe fatto una cosa stupida, forse, ma non aveva altra scelta, o così credeva. Le chiavi della cantina erano custodite in un armadio del salotto. Tommaso ne era sicuro. Una volta aveva visto di nascosto suo padre metterle proprio là dentro. Il problema era che qualcuno stava sempre in salotto, sia durante il giorno che durante la notte. Tommaso decise di agire quando in salotto, una sera, c'era sua nonna Maria. Dal letto della camera al piano di sopra, il ragazzo si alzò e aprì piano la porta. Per scendere al piano di sotto sarebbe passato davanti alla camera dei suoi genitori. Bisognava fare piano per non farsi sentire. Il ragazzo mosse un passo, poi un altro, finché un rumore improvviso arrivò dalla camera. Col cuore a mille, Tommaso rimase immobile nel corridoio. Dopo 30 infiniti secondi, il rumore sembrava cessato. Il ragazzo deglutì e continuò a muoversi piano in direzione delle scale. Con estrema calma e attenzione, Tommaso raggiunse la base delle scale. Il salotto era là, illuminato solo dalla luce della televisione ancora accesa. Anche se il divano era girato rispetto a lui, Tommaso sapeva che sua nonna era lì e stava dormendo. Il ragazzo decise di sdraiarsi sul pavimento e passare piano accanto al divano. Una risata gli fece gelare il sangue. Poi si ricordò che la nonna spesso rideva e parlava nel sonno.
Dove credi di andare? Disse la nonna. Tommaso girò lentamente la testa. Tirò un sospiro di sollievo. La nonna aveva gli occhi chiusi. Stava sognando. Ormai il ragazzo era arrivato all'armadio. L'anta dell'armadio si aprì con un cigolio. La nonna, per fortuna, non si svegliò. Tommaso vide luccicare un mazzo di chiavi. Lo prese e richiuse l'armadio. Dopodiché il ragazzo raggiunse quatto quatto la porta di casa e uscì fuori. La luna, tonda e bianca, era l'unica fonte di luce, perché ormai si era fatta notte fonda. Tommaso girò dietro alla casa e arrivò all'entrata della cantina. Il mazzo di chiavi che aveva preso contava tre chiavi, di cui una grossa, di un metallo del colore dell'argento. Doveva essere quella giusta. Il ragazzo mise la chiave nella serratura e girò tre volte. La porta si sbloccò subito. Il cuore iniziò a battere forte. Ce l'aveva fatta! Si guardò indietro un'ultima volta ed entrò nella cantina. Dentro era tutto buio, ma Tommaso aveva lasciato la porta un po' aperta dietro di sé e poteva vedere che la cantina era un grande magazzino. I suoi genitori avevano posato oggetti di tutti i tipi, attrezzi da lavoro, vecchi giochi di Tommaso, biciclette rotte e così via. Tommaso si avvicinò a un vecchio peluche di un orsetto con cui giocava da piccolo. Lo prese in mano e lo guardò. Accadde tutto molto velocemente. Gli occhi neri dell'orso sembravano ricambiare il suo sguardo, quando a un tratto Tommaso sentì la porta della cantina sbattere e chiudersi da sola.